Ci sono stati i progetti e i rendering, più d'uno. Le modifiche e le correzioni, ci sono stati i ritrovamenti. Prima dei cocci, poi dei resti umani, alla fine quasi una città. E agli operai si sono aggiunti anche gli archeologi della sovrintendenza. Intanto il cantiere imperterrito rimaneva aperto, i negozi chiudevano, i residenti si inalberavano. Ma pare che siamo alla svolta. Metà piazza è libera, restano altri due cantieri, ma la pavimentazione sembra a buon punto. A brevissimo la posa della fontana. Speriamo. Siamo quasi sicuri che ce la faremo ad organizzare per i primi eventi primaverili. E Treviso Fior di Città arriva già l'1 e 2 aprile. I commercianti e i residenti attendono, fremono, qualcuno resta insoddisfatto. Il progetto sarebbe stato modificato strada facendo e naturalmente non accontenta tutti. Si era parlato, per chi ha l'attività sulla piazza, di risarcimenti per la lunga attesa. Stiamo analizzando anche questa opportunità. E di penali per chi ha tardato la consegna. Noi dobbiamo fare i conti alla fine, però non posso dire adesso se ci sarà penale. Io voglio vedere il giorno che mi consegnano la piazza e dopodiché fare i conti. I conti si fanno alla fine. Per Treviso in Fiore la piazza aprirà e con essa speriamo non sboccino altre polemiche.